scoprono il sesso sempre prima e anche se c'è una graduale responsabilizzazione da parte maschile si preoccupano poco di come proteggersi. La fotografia scattata da una ricerca dell'Osservatorio Giornalistico Internazionale nata nel saggio sul rapporto dei giovani con la contraccezione è allarmante e viene suffragata da una ricerca scientifica condotta dalla professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano. In questo panorama il Comune di Milano, assessorato al tempo libero in collaborazione con il Sindacato Italiano Locali da Ballo della provincia di Milano, ha organizzato una serata, salviamoci la festa, dedicata alla prevenzione in occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS. 2 dicembre, Milano, nei locali più trendy della Movida Meneghina ci sarà una distribuzione gratuita di preservativi per sensibilizzare i giovani su queste tematiche. I dati presentati, ha commentato l'assessore Giovanni Terzi, devono far riflettere e incentivare una maggior presa di coscienza e responsabilità nei confronti dei nostri giovani. Il nostro dovere in qualità di amministratori pubblici, ma anche di uomini e donne preoccupati per il futuro dei nostri figli, è informare sui rischi legati a comportamenti sessuali poco responsabili. La sensibilizzazione, quindi, prima di tutto, per offrire la possibilità di conoscere e valutare le proprie scelte.